Ok, quindi in questa mezz'ora, alla fine che avanza, vi mostro un subscriber, non lo facciamo insieme, ma ve lo mostro già fatto, poi ve lo pubblico su GitHub, che è il duale del publisher che abbiamo realizzato. Ma vi do due informazioni prima. Uno è questo, vi avevo detto che Moschito pubblica una pagina test.moschito.org dove pubblica un broker, quindi se voi non volete non potete, non volete installare il broker sul vostro portatile, all'indirizzo test.moschito.org alla porta 1883 c'è MQTT, c'è un broker MQTT unencrypted esattamente uguale a quello che abbiamo usato noi. Ora, siccome lui è un servizio di test, quindi i dati poi vengono cancellati, vengono persi, non potete farci affidamento, ma lui ovviamente pubblica anche, e questa è un'aggiunta alla, diciamo, spiegazione su MQTT, pubblica anche altre quattro porte standard, di default, diciamo, che sono l'8083, che è sempre MQTT, ma stavolta è criptato, l'8084 che è criptato e che richiede un certificato, la 8080 che è sempre MQTT ma non su TCP ma su WebSocket, non criptato, e l'8081 che è MQTT su WebSocket crittografato. Quindi queste sono le 5, diciamo, opzioni che tipicamente si utilizzano con MQTT. La prima è quella più semplice, più base, più insicura, è quella che abbiamo utilizzato anche adesso, dopodiché ce ne sono molte altre, sia su TCP sia su WebSocket. WebSocket, sapete cos'è WebSocket? Avete sentito vagamente parlare? Lui dice sì. Qualcun altro dice sì insieme a lui? Anche lì dietro dicono sì. Adesso però la domanda dopo è: che cos'è? È un socket, beh. Sul web. Sì, è un socket sul web, è l'equivalente di un socket sul web che ha come protocollo WS. Può essere sicuro o non sicuro, anche lui, e gestisce, o meglio, definisce un protocollo molto molto semplice, molto molto grezzo, che apre un socket di connessione tra due punti e su quel socket si può inviare in realtà quello che si vuole, qualunque protocollo, incluso MQTT, che definisce un protocollo di invio dati. Lui, se no, è solo un po' come TCP, un mezzo di comunicazione, che non definisce un protocollo applicativo, diciamo, sopra. Può essere utilizzato, per esempio, per fare delle chat, perché è un canale tipicamente bidirezionale, sempre aperto. E allora, il subscriber. Il subscriber, sempre fatto con PAO, è, come vi dicevo, molto molto simile al publisher. Allora, esattamente come nel publisher, io ho creato un main che ha un oggetto subscriber, che crea una classe, creato su una classe, che crea un'istanza di una classe MQTT subscriber, esattamente come prima, e c'è poi un metodo start, esattamente come per il publisher. Cosa fa il costruttore? Il costruttore, esattamente come per il publisher, crea un client MQTT con una URL e il client ID, esattamente identico a prima, e il metodo start crea la connessione in maniera identica a prima, questa volta senza opzioni. Perché? Perché set will non dobbiamo, il publisher, il subscriber non imposta un set will, ma è il publisher che lo imposta. Al massimo il subscriber lo deve gestire cosa capita quando riceve un set will, quindi in questo caso non abbiamo opzioni. E fin qui è praticamente identico al publisher. Le differenze iniziano adesso. Iniziano adesso perché il publisher, dopo essersi collegato, pubblica i dati. Il subscriber, dopo essersi collegato, deve ricevere questi dati quando arrivano dal broker. Lui non sa esattamente quando. Quindi, mentre il publisher decide lui quando inviare i dati, il subscriber deve essere in attesa sempre di questi dati. E allora, come fa in PAO? In PAO lo fa in due modi. Uno, definendo una callback, che è questa classe che è in questo progetto che vi invio, che è la callback che gestisce effettivamente tutti i messaggi che arrivano dal broker e gestisce anche eventuali stati della connessione.
E quindi definisce questa callback. E poi, come il publisher pubblicava un certo topic, qui il subscriber si sottoscrive a un certo topic. Allora, in questo esempio, il subscriber si sottoscrive a home cancelletto. Quindi, nel caso del nostro publisher, lui riceverà sia i vari home temperature, ma riceverà anche home LWT. E se ci fosse un altro publisher che pubblica sotto home qualcosa, lui riceverà anche tutto quello che riceve, che gli inverà qualunque altro, che qualunque altro publisher invierà al broker, anche se non è il nostro publisher in questo caso. E questo è tutto quello che fa il subscriber. Quindi crea il client, si collega, crea una callback per gestire la comunicazione e si sottoscrive a un certo topic, topic che è indicato in forma di stringa. Allora, cosa invece fa la callback, che è la parte un pochino più interessante, un pochino più diversa? Allora, la callback è una classe che implementa un MQTT callback, che viene fornita da PAO. Questo MQTT callback definisce automaticamente tre metodi da fare l'override. Uno è connection lost, uno è message arrived e uno è delivery complete. Allora, connection lost è abbastanza esplicativo. Che cosa succede quando la connessione viene persa? La connessione al broker viene persa. Sta allo sviluppatore decidere che il suo subscriber, se perde la connessione, pace, non importa, prova a ricollegarsi dopo un'ora, prova a ricollegarsi dopo un giorno, manda una mail a qualcuno, sta liberamente allo sviluppatore. Tipicamente quello che ci si fa è si aspetta un po' e ci si prova a collegarsi di nuovo. E se il ricollegamento continua a non funzionare, a quel punto si avverte, si lancia un errore, eccetera. E il delivery complete è, quindi, questo primo metodo, connection lost, può essere utile da riempire. In questo momento non è riempito, ma può essere utile da riempire. Il delivery complete invece è un metodo che viene chiamato quando il delivery di un messaggio è stato completato e tutti gli acknowledge sono stati ricevuti, eccetera. Questo può essere utile in alcuni casi se si vuole proprio seguire il delivery di tutti i messaggi, soprattutto magari con qualità di servizio 1, per sapere se è duplicato, o qualità di servizio 2, però tipicamente nei casi normali viene lasciato senza operazioni, proprio perché è quasi un lavoro più di dettaglio. Mentre il metodo che fa, diciamo, da padrone, che è il metodo che gestisce effettivamente i messaggi che arrivano, è il message arrived. Quindi ogni volta che il broker notifica i suoi subscriber che un certo messaggio appartenente al suo topic per cui si è sottoscritto esiste e arriva, viene chiamato questo metodo. Allora, questo metodo nel nostro caso cosa fa? Semplicemente stampa il messaggio che è arrivato per il topic presente come parametro di questo metodo e poi stampa il messaggio come stringa. Quindi nel nostro caso avremo un messaggio arrivato per il topic home slash temperature, 2:20 gradi, 21 gradi. Lui in questo momento semplicemente lo stampa a schermo, perché è il subscriber, in maniera simile a quello che faceva quell'applicazione di Chrome. E ovviamente qui se ci fossero più topic, temperatura, umidità, eccetera, bisognerebbe gestirli in maniera separata. Quindi se il topic è home temperature, allora fai qualcosa, se invece il topic è home humidity, fai qualcos'altro, se il topic è home un'altra parola a caso, non è roba che mi interessa, quindi ignoralo. Quindi qui è dove bisogna gestire, dove il subscriber deve gestire effettivamente i messaggi e i contenuti dei messaggi. Perché magari quel 20 gradi di temperatura che gli arriva è un'informazione importante, perché per esempio in quella stanza, in quella casa, in quell'ambiente, 20 gradi è una temperatura troppo bassa, troppo alta, c'è qualcosa che non funziona. Se arriva un 3 gradi, magari si è rotto il riscaldamento d'inverno o il climatizzatore d'estate sta congelando tutto. Quindi può essere anche utile sapere cosa succede. O il sensore di temperatura essere completamente fuori fase e quindi dare valori a caso, si sta rompendo. Quindi possono essere segnali di qualcosa. E
inoltre in questo metodo si può anche gestire un eventuale messaggio di last will and testament. Quindi nel nostro caso noi inviavamo quel messaggio home lwt, e allora in questo caso se il messaggio del topic è qualunque, home temperature, home humidity, che nel nostro caso non arriva, semplicemente lo stampiamo a schermo. Se invece è LVT, lo stampiamo come errore, publisher is gone. E a questo punto in realtà si potrebbe decidere che se noi riceviamo messaggi solo da un publisher, sappiamo di ricevere messaggi solo da un publisher, potremmo decidere di notificare qualcuno, di bloccare anche il subscriber, eccetera, eccetera, eccetera. In questo esempio semplice stampiamo il publisher is gone. Quindi questo è essenzialmente il subscriber. Quindi mentre il publisher creava un client, si connetteva al client con delle eventuali opzioni che si potevano definire, creava un topic e su quel topic pubblicava delle informazioni, prese per esempio da dei sensori, e li mandava a un broker, questo invece ascolta sempre, diciamo, attraverso questa callback che viene fornita da PAO, eventuali messaggi che appartengono a un determinato topic, che qui in questo esempio è messo come home cancelletto, che ricordate la wildcard che prevede che tutto quello che venga dopo home possa essere preso come gerarchia, quindi home temperature, ma anche home living room temperature e così via, e si sottoscrive a quel topic, e ogni volta che arriva un messaggio, ogni volta che succede una di queste tre opzioni, connessione persa, messaggio arrivato o delivery completato, viene chiamato uno di questi tre messaggi che sono definiti da questa interfaccia, create interfaccia MQTT callback. Sì, interfaccia MQTT callback. Ok? Quindi, adesso quello che potremo provare a fare è vedere se funziona. Quindi, lanciamo il nostro publisher di prima. Io ho ancora Moschito funzionante. Lancio il publisher di prima. Lancio il subscriber. Allora, notate che quando lancio il subscriber succede quello che succedeva prima, ci sono quei 5 warning perché sono sempre legati a PAO, sempre quelli di prima, e il subscriber quando parte gli faccio stampare, il subscriber sta ascoltando a home cancelletto, e quindi se il publisher, rieseguiamolo, pubblicasse qualcosa, in teoria, anche in pratica, vedo che qui sotto compare un messaggio arrivato per il topic home temperature, quindi la wildcard funziona, perché non è home cancelletto, è home temperature, ed è 21 gradi. Ora, se noi riuscissimo anche a far stoppare questo in maniera brutale, no, se il publisher morisse in maniera non elegante come nello stop che viene dato da IntelliJ, qui dovremmo anche vedere il publisher è morto, che è il messaggio LWT. E notate che tutte le volte che uno lancia o il publisher o il subscriber, IntelliJ crea una cartella con un nome molto lungo che si chiama PAO qualcosa meno TCP localhost 1883, che è una cartella temporanea propria di quell'esecuzione. Cartella che ha un file dentro .lock, che si può sia per il publisher che per il subscriber. Io il publisher l'ho lanciato un po' di volte, infatti c'è questa cartella tante volte, con un nome lievemente diverso, sempre praticamente vuota, che è una cartella temporanea che utilizza PAO per gestirsi. E quindi una volta che il programma è stoppato si può cancellare queste cartelle, sono cartelle solo temporanee. Ora, se noi invece di localhost, spegniamo Moschito qua, se noi invece di localhost proviamo a utilizzare test.moschito.org,
e vediamo cosa succede. Né subscriber. Ora, dato che noi ci agganciamo a un publisher, a un broker qualunque di test, noi potremmo avere qualcuno che in questo momento nel mondo manda dei messaggi su quel topic, che è un topic abbastanza semplice, perché home qualcosa, quindi se uno stesse giocando con qualcosa e decide di mettere home come root del topic, noi dovremmo ricevere tutti i messaggi di questa persona, di queste persone, di questi publisher, giusto per provare se c'è qualcuno che porta 1883. Sì, tra l'altro end of file di chi? Allora, controlliamo che intanto sia giusto test.moschito.org 1883. test.moschito.org. Riproviamo. Direi che non gli piace. Ok. Tra l'altro è Pau che lancia questo errore, quindi va bene. Questo lo capiamo un'altra volta, allora. TCP. Ok, vabbè, questo poi capiamo un'altra volta perché non va. In realtà si potrebbe provare, giusto per capire se è un problema di PAO o è un problema di test moschito, con MQTT Lens, per esempio. Giusto per vedere cosa succede con un altro broker. Questo è test, così, crea connessione, io non riesce a connettersi. Okay. Ok, quindi direi che è un problema di test.moschito. Ok, quindi test.moschito al momento sembra non funzionare, quindi niente tentativo. Ok, quindi localhost. Quindi in teoria connettendosi su un broker noi potremmo ricevere, dato che il client, i subscriber non conoscono chi sono i publisher, anche informazioni di altre persone. Perché ricordate che c'è questo decoupling, sia spaziale che temporale, di sincronia tra i subscriber e i publisher. Quindi i subscriber semplicemente si registrano su un topic, poi il topic può essere a un determinato broker, se il broker è pubblico, quel topic chiunque può pubblicare per caso su quel topic, e quindi il subscriber riceve quell'informazione da chiunque, non solo necessariamente dal publisher, diciamo, che gli interessa. E questo è proprio un comportamento di default, un comportamento voluto da MQTT come protocollo. Ok, quindi io vi caricherò questo progetto su GitHub, questo progetto contiene anche il publisher, simile a quello che abbiamo fatto, magari lo rendo identico a quello che abbiamo fatto. E
in modo che in un unico progetto possiate lanciare il publisher e il subscriber. Il broker dovete ovviamente installarvelo o aspettare che test.mosquito ricominci a funzionare, così potete eventualmente provare. Questo può essere un punto di partenza utile per i 2 o 3 gruppi da 4 che ci sono, mentre i gruppi da 3 non avranno a che fare con MQTT, se non ricordo male, per cui questo rimane un cappello alla fine del corso. Quindi, come vi dicevo prima, questo chiude anche la parte di novità, diciamo così, del corso. Dalla settimana prossima, per le prossime 3 lezioni, quindi 6 ore in totale, che avanzano, faremo lavoro di gruppo supervisionato. Il che vuol dire che a partire dalle 11, anche un po' prima, in realtà, se volete, io tanto sono qua, potete venire, lavorare sui vostri progetti di fine corso. Se volete il Raspberry, io li porto e faccio vedere magari anche a uno per gruppo dove sono, così se hanno bisogno di dare informazioni alla borsista o al borsista che sia per recuperarli, si può. E allo stesso modo, se si vuole recuperare Philips Hue o quant'altro, utilizzarli qui si può allo stesso modo, sono nello stesso posto, tanto, qui su questo piano. E quindi nelle prossime 6 ore l'obiettivo non è tanto stare qui e ognuno farsi gli affari suoi, ma se avete dubbi, domande, criticità, soprattutto concettuali direi più che di codice, come vi dicevo, alcune mail che mi sono arrivate da alcuni vostri colleghi in parte mi hanno fatto pensare, è il momento ottimo, è un ottimo momento per risolverli in modo da arrivare all'appello in cui vorrete iscrivervi in più pronti possibile, in modo da prendere 32 anche se mancano i 2 punti in più per tutti. E invece per quanto riguarda i laboratori che avete consegnato, io non li ho ancora corretti, ma per l'appello che farete avrete sicuramente i vostri voti, sarà sorpresa di quel giorno, diciamo così, tutta una sorpresa. E in ogni caso saranno, come vi dicevo, 5 punti per laboratorio, quindi il primo sarà 5 punti, il secondo sarà 5 punti, e come dicevo l'altra volta, c'è questa sottomissione di Spark REST Server, REST Client, come si chiamava, che ovviamente non potrò correggere per nessuno perché non so di chi sia, non l'ho ancora cancellato. Se per caso scoprite o qualcuno di voi che non c'era l'altra volta e c'è adesso sa di aver caricato uno zip che si chiama Spark REST, Spark Client o simili e non mi avete avvertito, ditemelo così lo rinominiamo subito, e se no viene perso e pace. Bene, questo diciamo quarto d'ora chiude, possiamo chiudere qui la lezione. E ci vediamo martedì prossimo. Se avete domande, sono ancora qui.